Buongiorno chiacchiere, bentornate nel canale. Oggi video prettamente femminile, quindi let's get started. Come vi dicevo poco fa, oggi ho intenzione di parlarvi di un argomento prettamente femminile, quindi maschietti, non credo che questo video faccia per voi. Era da tempo che stavo pensando di trattare, più che altro qua su YouTube, perché su Instagram risulterebbe un pochettino più difficile, degli argomenti prettamente femminili. Come sapete, il mio canale Chiacchiere Rossetti non è incentrato su un argomento principale, quindi non si parla solamente di shopping, anche se mi piace tantissimo fare shopping, non si parla solo di moda, ma mi piacerebbe portare diversi contenuti sul mio canale in modo da poter interagire con quante più persone possibili, perché anche se può sembrare strano, non a tutte piace lo shopping e quindi sto pensando di aprire all'interno del canale una nuova rubrica intitolata Donna, dove affrontare alcuni argomenti che riguardano prettamente noi donne, il nostro mondo femminile, l'universo femminile, argomenti di cui è difficile parlare con il proprio compagno, con il proprio partner o comunque in generale con gli uomini. Quindi mi piaceva poter ricreare un piccolo angolino dove trattare alcuni temi che magari a volte anche un pochettino per vergogna o per timidezza si tende a non trattare anche con delle amiche o con delle colleghe. Non c'è assolutamente nulla di male, non c'è cosa di più bella di donne che si aprono, che parlano magari di alcune loro problematiche o che parlano di alcuni pensieri che le affliggono e non c'è nulla di più bello di trovare del sollievo, del conforto da parte di chi ci ascolta. Quindi oggi, come avrete letto dal titolo, volevo parlarvi di questo argomento dell'utero retroverso. E, ovviamente io non sono un medico, non sono un ginecologo, però ho qualche nozione a riguardo in quanto avendo anch'io l'utero retroverso, all'inizio, diciamo, di questo mio cammino, di questa scoperta, mi sono andata a cercare un po' di informazioni e ho chiesto a mia volta informazioni con il mio ginecologo, con il mio medico. Perché parlare di un argomento del genere? Perché penso che potrebbe essere d'aiuto soprattutto alle ragazze più giovani che cominciano a scoprire il proprio corpo, cominciano magari a fare le prime visite dal ginecologo, cominciano un po' di giri che prima nella loro vita, fino a quando magari erano più piccoline, erano bambine, non si sono mai giustamente trovate a dover affrontare. Mi ricordo che le prime volte che io feci delle ecografie, le solite ecografie di controllo, per fortuna non c'era nulla che non andasse, mi sentivo sempre dire utero retroverso, lo elencavano tra le tutte altre peculiarità appunto dell'utero, cose normali che fanno tutti i medici, tutti i ginecologi quando ti fanno una visita, ti elencano tutte le caratteristiche del tuo utero e anche appunto del tuo corpo. E mi chiedevo che cosa fosse questo utero retroverso, non lo sapevo, non ne avevo mai sentito parlare, non sapevo che l'utero potesse essere retroverso. E quindi ho cominciato a cercare prima un po' di informazioni e poi ho cominciato anche a parlarne con il mio medico. L'utero retroverso è un utero che ha una conformazione leggermente diversa da un utero normale. Non si tratta di una malattia, assolutamente, non abbiamo nulla di pericoloso all'interno del nostro organismo, anzi, molto spesso mi sono sentita dire dai medici che sono sempre di più le donne che hanno appunto l'utero retroverso, quindi è una cosa anche abbastanza comune. L'unica cosa che cambia all'interno appunto del nostro organismo è che l'utero è situato in una posizione diversa, quindi anziché propendere in avanti è piegato all'indietro. Come ci si rende conto di avere l'utero retroverso? Spesso tante persone non se ne rendono neanche conto, non sanno nemmeno di averlo, oppure comunque avvertono determinate sensazioni, avvertono determinate cose che non sono in grado di associare all'utero. Adesso vi spiegherò per esempio quali sono i sintomi che io avverto e che una volta appunto che mi è stato detto di avere l'utero retroverso, ho collegato appunto a questa situazione. I primissimi sintomi, e parlo sempre tra virgolette perché non si parla di sintomi invalidanti, per fortuna nella maggior parte dei casi l'utero retroverso rimane così, non si deve intervenire in nessun modo. Ho letto che ci possono essere delle terapie per alleviare dei dolori perché in alcuni casi può provocare forti, forti, forti dolori e in casi proprio estremi si ricorre a dei piccoli interventi chirurgici per modificare la forma dell'utero o ad alcune malattie
manovre per farlo rigirare, cosa che ormai ho letto non si fa quasi più. Anche il mio ginecologo mi ha detto che sono cose che non si fanno assolutamente più. Se una persona ha l'utero retroverso e ci convive tranquillamente, a parte alcune volte in cui magari ci sono delle sensazioni di dolore un po' più forte, ma che si riescono a controllare, che non si ripetono sempre, non si interviene in nessun modo. Il primo sintomo principale che si avverte quando si ha l'utero retroverso è del dolore durante i rapporti sessuali. Non bisogna avere paura di parlare di questa cosa, non bisogna vergognarsene e in primis non bisogna vergognarsi di parlarne con il proprio compagno. All'inizio mi sentivo un pochettino in difficoltà a parlarne con mio marito, i primi anni ancora era il mio ragazzo, perché si ha paura di essere giudicate, si ha paura di sentirsi inadatte, di essere considerate non all'altezza nella vita sessuale, quindi nell'intimità, ma è una condizione che invece deve essere vissuta con totale tranquillità, non c'è nulla di male. Ci sono alcune posizioni durante i rapporti che fanno parecchio male e che addirittura non consentono appunto di poter avere dei rapporti. Quindi penso che la cosa principale, la cosa più importante sia quella appunto di parlare con il proprio marito, con il proprio fidanzato, di metterlo a conoscenza di questa cosa e sono sicurissima che sarà lui stesso a cercare appunto di non farvi soffrire, quindi di trovare delle maniere per poter comunque godersi il momento. Non ci ho trovato nulla di male nel momento in cui io ne ho parlato subito appunto con Simone, è stato lui il primo a prendere atto della cosa e anche a dispiacersi. Purtroppo non ci possiamo fare nulla, ragazze, quindi una delle problematiche più importanti appunto che magari può dare più fastidio nell'avere l'utero retroverso è proprio questo, avere dei dolori durante la vita sessuale, durante l'intimità, in determinate posizioni. Però insomma ci sono talmente tante posizioni, basta sperimentarle e trovare quella che appunto non fa male. Secondo effetto dovuto dall'utero retroverso, in fase premestruale o anche in fase mestruale si possono avvertire dei dolori molto 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 forti. Io effettivamente da che mi sono sviluppata, nei primi anni è normale avere dei dolori un pochettino più forti perché sono le prime mestruazioni, il fisico, il corpo si deve adattare, però io da che ho memoria di quando appunto ho avuto le mestruazioni ho sempre sofferto abbastanza. Ci sono stati dei periodi dove soffrivo di più, dove avevo dei dolori molto forti, lancinanti, che quasi invalidavano la mia giornata, non ero quasi in grado di andare a lavorare. Mi ricordo di alcune volte passate nel letto piegata con il braccio sulla pancia perché avevo proprio dei forti crampi, dei forti dolori durante le mestruazioni. Periodi in cui ho avuto dei dolori abbastanza sopportabili e periodi in cui quasi non avvertivo di avere il ciclo, raramente purtroppo, perché la maggior parte delle volte ho sempre dei dolori molto 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 forti e appunto l'utero retroverso potrebbe accentuare questi dolori. Ci sono persone che non hanno l'utero retroverso e stanno lo stesso malissimo quando hanno le mestruazioni, quindi non è che se si ha l'utero retroverso sia per forza condannata a dover soffrire di più delle altre, però potrebbe accentuare ancora di più appunto i dolori in fase mestruale o in fase premestruale. L'utero retroverso, come vi dicevo prima, non è una malattia, quindi non compromette nulla nella vita di una donna. Se si ha l'utero retroverso non vuol dire che non si possa avere dei bambini, non vuol dire che si rischia di non essere fertili, quindi vivete tranquillamente questa vostra condizione, essendo coscienti che appunto magari a volte potreste avvertire un pochettino più di dolore, ma che è una conformazione naturale del vostro organismo. Con l'utero retroverso ci si può nascere, oppure l'utero retroverso può appunto in seguito magari ad interventi chirurgici delicati fatti nella zona dell'addome o dell'utero, insomma può capitare che nel corso della vita a causa di interventi o di altre cose l'utero possa appunto cambiare la propria posizione, però vivetela con serenità, cioè non è che io vado in giro a dire sì, ho l'utero retroverso, sono diversa, no. Una cosa normalissima, come chi nasce con i capelli ricci e chi nasce con i capelli lisci. Sono delle particolarità del nostro corpo, del nostro organismo, che per fortuna non compromettono nulla nella nostra vita e non compromettono nulla nella vita di una donna.
Quindi la prossima volta che andate dal ginecologo magari fate più attenzione quando vi scrive il referto della vostra ecografia, se siete curiosi appunto di sapere se anche voi avete l'utero retroverso oppure no, oppure se avvertite dei forti dolori durante appunto i vostri rapporti o in fase delle mestruazioni, parlatene con il vostro ginecologo e magari facendo una semplice ecografia salta fuori che appunto avete l'utero retroverso e così siete in grado di collegare magari appunto questi dolori che vi danno da pensare, vi spaventano semplicemente ad un utero retroverso. Quindi, care donne, care amiche, stavo notando che in telecamera i miei capelli sembrano più secchi di quello che sono, ma credo sia dovuto allo sfondo bianco così fluorescente. Vi assicuro che non sono poi così male i miei capelli. Comunque, chiusa piccola parentesi, care amiche, spero che abbiate trovato interessante questo video e che abbiate trovato interessante anche l'idea di questa nuova rubrica. Se ci sono dei temi che vorreste appunto trattare qui sul canale, di cui vi piacerebbe sentir parlare, sempre riguardo al nostro universo femminile, fatemelo sapere, scrivetemelo nei commenti, perché come vi dicevo prima, per quanto mi possa piacere fare shopping, mi piace anche poter parlare con ragazze della mia età o con persone più grandi o con ragazzine più piccole, per poterci confrontare, per poter parlare appunto tra di noi e per poter creare una meravigliosa comunità di donne solidali. Io vi mando un grosso bacio, mi raccomando, se il video vi è piaciuto mettete tanti pollici all'insù, così capisco se è un video che vi interessa e ne volete vedere altri. Io vi aspetto sempre qui con un nuovo video e anche sul mio profilo Instagram, sempre Chiacchiere Rossetti, e ci vediamo alla prossima. Ciao!